I'ma shuffle like a hoverboard. Stay up, never land, and you never saw it. And wanna see me slow down, but I never do it. So I'ma hit you with the shovel like I'm giving to ya. E ciao a tutti ragazzi, sono Jedda, ben ritrovati qui sul mio canale. Oggi siamo tornati incredibilmente su Clash, signori. Mi sta prendendo tantissimo, tantissimo veramente sto gioco. Mi piace soprattutto registrarlo con voi. E adesso, come vi avevo detto nello scorso video di Clash, faremo l'attacco in live. Ho aspettato ad attaccare perché avevo intenzione di attaccare insieme a voi. E senza perdere tempo, signori, andiamo subito ad attaccare. Allora, qui mi consigliano il numero 10. Io sono il numero 8 e rispettivamente dovrei attaccare l'8. Però siccome hanno già fatto una stella, andiamo a vedere il 9, ok? Andiamo a vedere il 9. Il 9 non è che sia tutto sto ganché, ok? Io proverei ad attaccare lui. Mi hanno dato anche le guarigioni. Vedete, questa è la truppa che ho io. 21 barbari, 20 arcieri, 11 giganti, 3 spaccamuri e 7 maghi. Io spero e credo che questo sia lo schieramento giusto per attaccare questo villaggio. Poi mi hanno donato i miei fan, i miei amici, non so chi, un arciere livello 5 e un guaritore. Io attaccherei, signori. C'ho anche un incantesimo livello 2. Io attaccherei. Spero di non fare cazzate, principalmente perché non so benissimo da che parte, da che lato iniziare. Forse dovrei iniziare ad attaccare da qui, da sotto, da qui, non lo so. Da qui sotto? Non ne ho la più pallida idea. Male che va, facciamo una cazzata. Allora, devo prima prepararmela bene, ragazzi. Secondo me o questo lato o questo lato, perché sono praticamente simili. Ovviamente cercherò di mandare gli spaccamuri sui muri di livello 4 e non quelli di livello 5, così me lo spaccano prima. Allora, io direi proprio di iniziare così. Io spero che i miei giganti non vadano subito sulla difesa aerea, perché non serve, alla fine non fa nulla. Io direi di iniziare, signori. Iniziamo, attacchiamo. Ok, ci siamo. 30 secondi, non ho la più pallida idea. Allora, iniziamo con arcieri qui. Facciamo così. Ok, poi buttiamo gli spaccamuro. Poi buttiamo i giganti tutti insieme così. Ok, maghi. Spero di far bene, ragazzi. Via coi barbari. Via coi barbari. Di prepotenza. Buttiamo qui. Spero di non far cazzate. Buttiamo qua il guaritore e l'arciere di livello 2. Buttiamo il resto dei maghi. Vai guaritore, fai qualcosa. Madonna, ci sta battendo tutti i maghi. Cazzarola. Buttiamo qui. Non so se sto facendo bene. Dai guaritore, aiutami. Almeno il municipio dovremmo buttarlo giù. Dovremmo buttarlo giù senza problemi. Andate a quel cazzo di cannone. Al cannone, cazzarola. Mi sa che non facciamo un cazzo. Ho attaccato di merda, ne sono consapevole. Abbiamo fatto una stella sola. 43%, non credo facciamo più di tanto, infatti no. Mannaccia. Una stella sola, che schifo. Niente, signori. Ma non voglio votare. Stiamo vincendo 12-10. Loro hanno fatto due attacchi in più. Vediamo se poi riesco ad attaccare il numero 10. Io vorrei farvi vedere. Abbiamo un altro attacco. Non è andato un granché, signori. Vediamo un po'. Sì, qui è rimasta la musica. Io vorrei attaccare il numero 10. Vediamo un po' com'è. Il numero 10 sarà abbastanza scarso. E infatti, forse dovrei puntare più sui giganti. Non lo so. Io spero che voi mi consigliate come attaccare, ragazzi. Allora, avete visto la mappa di quello che ho attaccato ora, ok? Consigliatemi, ragazzi. Intanto io che metto le truppe ad addestrare. Consigliatemi come avreste attaccato voi il villaggio che mi sono trovato io contro. Ok, ragioniamo in questa maniera, in modo che voi mi aiutate a capire meglio come attaccare, ok? Cerchiamo di collaborare, nel senso, voglio che voi mi aiutate a capire come è giusto attaccare, perché io non sono espertissimo e può capitare di sbagliare. Credo di aver attaccato male, ok? Perché
mi dovevo gestire meglio la cosa. Forse ho lanciato troppo presto i giganti, non lo so. Ok ragazzi, siamo il giorno dopo dell'attacco. Ho voluto sperimentare questa cosa. Come vedete sono vestito diversamente perché ho aspettato che finisse la guerra. Fatemi sapere se vi piace, se vi garba questa idea di magari farvi vedere sia l'attacco mio in live che magari la fine della battaglia e farvi vedere come è andata a finire. Cioè abbiamo stravinto. Ora vi faccio vedere, stiamo già iniziando un'altra guerra. Clan, vi faccio vedere il registro guerre. Abbiamo vinto 21-10. C'è qualcosa di incredibile. L'attacco, il secondo attacco che non ho registrato, ovviamente ho fatto 3 stelle, ho fatto meglio. Ora ve lo faccio vedere. No, questa è il casa nostra. Dovrebbe essere questo qui. Sì, vi faccio vedere il replay velocemente. Questo qui è l'attacco, aumentiamo. Era abbastanza facilotto comunque. Ci ho pensato un po' prima di buttare le truppe. Come vedete, non ho attaccato subito. Vabbè, ho iniziato con barbari a volontà e arcieri a volontà. Ho buttato giù tutte le miniere. Poi ho buttato via i giganti, ma prima ho spaccato i muri. Bassiamo un po'. Ho spaccato i muri con gli spaccamuri, appunto. Mi stavano già battendo un po' di giganti, devo dire la verità. Però siamo riusciti comunque a fare il 100%. Meno male. È il mortaio, ragazzi, quello che secondo me dà più fastidio. Anche lo stregone non è niente male. Però siamo riusciti con i nostri stregoni a eliminare le restanti difese sue. Non è stato difficilissimo comunque, e ci è andata bene. Abbiamo fatto 21-10, ragazzi, qualcosa di incredibile. Li abbiamo proprio arati male. Allora, molti stanno uscendo, non capisco il motivo. Forse perché, ragazzi, allora vi ridico una cosa: se volete entrare nel mio clan, scrivete nell'invito sono un fan di The Giant, perché altrimenti non accettiamo altri, se no è tutto un casino. Quindi in questo modo possiamo capire che siete voi. Molti stanno uscendo, non ho capito il motivo. Comunque siamo un bel numero, siamo 31, siamo ovviamente forse escono perché non partecipano alla guerra. Ragazzi, purtroppo siamo troppi, non possiamo partecipare tutti alla guerra. Se non partecipate a una guerra, tranquilli, la prossima guerra faremo un po' a turno e faremo attaccare tutti quanti. Questi due sono i nuovi, che sono fenomenali. Hanno un saluto a Striker e a Dado. Hanno dei villaggi veramente fantastici. Vorrei farvi vedere anche altri attacchi, però vi ho già fatto vedere due dei miei attacchi e io direi che basta così. Magari vi faccio vedere un altro attacco. Il mio amico, quello del 99% una stella, ha fatto 100% al primo dei nostri nemici. Guardate che roba, ragazzi, lo metto veloce veloce, dategli un'occhiata e ditemi cosa ne pensate. Ha fatto uscire, stavolta non l'ha fatto l'errore dall'altra volta, ha fatto uscire un gigante e ha fatto uscire tutte le sue truppe. E vabbè, questo comunque ha fatto 100% e sti cazzi. Signori, fatemi sapere cosa ve ne pare di questo metodo di far vedere il mio attacco in live. E poi magari quando finisce la guerra vi faccio vedere un po' di attacchi, il mio secondo attacco e un po' di attacchi degli amici miei. Io spero che il video vi sia piaciuto. Se fate così, lasciate un mi piace, commentate, condividete, mi raccomando. Vi ricordo che se volete entrare nel mio villaggio, nel mio clan, scusate, potete benissimo scrivere nell'invito. Però sono un fan di The Giant, così sappiamo che siete voi. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. Il video è finito, gente, è tutto. Ciao, ciao.